Buonasera e ben arrivati alla prima vera Demoness Horror Night. Siamo pronti, amici? Il primo gioco di quest'oggi, senza troppe chiacchiere, senza troppe vicissitudini, lo andiamo subito a vedere. Jerry Scott the Official presenta Kabibbo Massacre. Attenzione, questo gioco contiene scene spaventose, satira, riferimenti religiosi, parolacce, rituali satanici e canzoni protette da copyright. Quelle mi spaventano un po', cercheremo di evitarle. Siamo qua su Kabibbo Massacre, un gioco indissimissimo, ovviamente. Cari amici, oggi non sono qui per presentarvi uno show. Molto bella l'IA, devo dire, sapevo la voce con l'IA. E vediamo un po' dove capitiamo. Noi siamo Jerry Scotti, quindi, buono a sapersi. Ho paura di non essere da solo. E direi normal. Jerry ha paura di non essere da solo. Quanto salta? Hard, hard, normal, in hard. Madonna santa, ragazzi. Si può correre, ok. Belandi, che storie. Bello. La chiave. Ho trovato una chiave. Ok, una su tre. Sembra molto tipo... Eh? Oh, Cristo! Madonna, no. Io non sono fatto per i giochi horror. Ok, è facile da schivare almeno. Qua sotto c'è qualcosa. Che... Solo un uomo può salvarci dal Kabibbo. Homelander? Che razza di animale sei tu? Ti piace attaccare quelli della tua razza? Vaffanculo! Let's go! Ok, abbiamo fatto uno dei finali, credo. Bellissimo. First try, effettivamente first try. Riproviamoci. E andiamo in hard, dai. Cioè, quindi ci sono diversi finali. Cioè, fatemi capire, la chiave è di nuovo qua? No, avranno spawn randomici anche le chiavi, ok. Quanti finali ci sono? Chi ha già giocato a sto masterpiece? 6 tipo, ok, va bene. Amici, staremo qua finché non facciamo tutti i 6 finali, sappiatelo. No, ok, a posto. E su. Oh Cristo! No. Chiave. Ok. Quanto in alto si può andare? Cosa c'è qua? Un tapiro d'oro! E mo che ho preso il tapiro? Cosa succede adesso che ho preso il tapiro d'oro? Poveri! Ok. Dai, vieni qua in piano terra che ti semino, bastardo. Ormai non sono più spaventato da lui. Melanie, sei un nipote. Cerchiamo le chiavi, ragazzi. Devo trovare... Chiave? Ok, ho capito dove si vedono anche tipo come riflesso girando a caso nella stanza. Il live già passato per un saluto, grazie mille sole. Ma non le trovo le chiavi, raga. Intanto il tapiro. Dove sei? Sei un nipote. Ok, il nostro obiettivo è avere fortuna con gli spawn. Dai, adesso me lo sento che c'è qua. Ottimo, una. Dai. Due. Dai. Subito la terza da qualche parte qua, dai. Chiave. Ragazzi, ho le chiavi. Andiamo a prendere il tapiro. Vai. Dov'è l'uscita? No. Dall'altra parte. Vai. Hello? Perché non mi fai uscire, zio? Le tre chiavi e il tapiro. No, non è giusto. Perché non ci fa aprire la porta? Sto premendo lo stesso tasto con cui ho preso il tapiro. Invio. Da qua dovrebbe comparire. Ma com'è la porta sbagliata? Non ho trovato nessun'altra porta. Andiamo a cercare un'altra porta allora. Dai, invece. Allora, oltre a qua si può ancora... Sì che si può ancora salire. Solo un uomo può salvarci dal Kabibbo? Che cacchio è, un altro finale? No. Scusate, musica copyrightata. No, YouTube mi uccide. Ok, abbiamo scoperto una cosa divertente e importante. Ci sono più piani rispetto a quanti pensavamo. Boh, la mia priorità ora è esplorare. Allora,
saliamo il più possibile. Ah, quindi c'erano le tre chiavi. Oh no. Let's go. Ok, giusto in caso che anche quel qualsiasi cosa sia quella fosse copyrightata. Oh, Cristo, cosa mi tocca giocare? Vi ho visto per ora tre finali. Yeah. Voglio... È brutto resettare finché non trovo almeno due chiavi nel primo piano? Un po' brutto forse, fa niente. Chiave 1. Dai, qua la chiave 2, me lo sento. Eccola qua, chiave 2, posto. La chiave 3 dobbiamo trovarla, ma ci siamo, dai. Eccola. Oh, è difficile. Tanto ormai ho capito le sponde le chiavi. Dobbiamo finirlo, raga. Chiave 1. Chiave 2, chiave 3. Eccole, prese. Devo solo ora aspettarlo qua sopra e dopo mi butto giù. Voglio andare a prendere con calma il tapiro, ragazzi. Dopo basta giocarlo ancora una volta. Giochiamo con calma, ma ce l'abbiamo, è stavolta. Tanto solo da lì può arrivare. Spero. Forza, Bibbo. Madonna santa. Mi sa che non può andare oltre là. Ok. Qua. Vai, vola, 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 vola. Ok, ok. Fino in cima. Vai. Oh mio Dio. Jerry, il Gabibbo ci ha fatto del male. La Mediaset non è come sembra. Un antico culto che venera una stupida papera. Sì? Prendi quest'arma e vendicaci. Scegli il Gabibbo e distruggi il tapiro, così il dio paperissima non verrà mai avvocato. Ma chi se lo aspettava una boss fight contro il Gabibbo? No, eh? Ah, ok, siamo di nuovo qua, meno male. Sì, ascolto quello che dice, non voglio... giuro che adesso provo a impegnarmi. Donna, che musica epica, oh! Cioè, ci siamo quasi, raga. Spam di I was here when... quando lo uccido, ragazzi, mi raccomando. È morto? Maledetto! Maledetto Jerry Scotti! Da bella vittima! Oh, Cristo. Credo di avere abbastanza prove per fermare la Mediaset. Tutti questi rituali, cose sataniche. Dio, il Gabibbo pensavo fosse... Ha detto Dio Gabibbo. Che i bambini non dovranno più soffrire. E la Mediaset la pagherà. La pagherà cara. Madonna, il Jerry incazzatissimo. Gabibbo Massacre, the true ending. Wow. Beh, che dire. Tanta roba. Puoi aspettare 20 minuti nel menu di gioco senza uscire uscire senza il tapiro. Cosa vuoi fare? 20 minuti, ma sei sicuro 20 minuti? Cosa succede se aspettiamo per un po'? Qua. Se apre un terminale deve essere scritto un codice, ma nessuno sa quale sia. Ah no, non era 20 minuti, è un attimo. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ho già provato 666, ragazzi. Sì, non credo sia così banale. Ah, non è uscita il Gabibbo. Cos'è l'ombra sinistra del codice? Non credo sia una silhouette del Gabibbo super rossa. Fare uno screenshot a questa immagine e aumentargli digitalmente la saturazione? Proviamo, va bene. Amici, intanto un po' di musichetta, per l'amor di Dio. Fermi un attimo. Cosa sta venendo fuori? Esposizione. Adesso sappiamo cosa c'era là dietro, però non ci aiuta. Nessuno sa qual è il codice? Sulla pagina di Itch. Andiamo a vedere un attimo, Wait. 2709, forse? Matt, dici il codice, dai. Quello di Crab. Ah, 8195. Mi ha aperto un video. Il giorno del mio compleanno. Coincidenze? No, avete ragione, no. Tutta la verità. Il Gabibbo non è solo una mascotte. Era Jacob Ravenwood, un uomo che ha cercato di evocare il dio, ma qualcosa è andato storto. Ora è diventato un demone, legato al costume. La Mediaset non è solo un'azienda di intrattenimento, è la facciata dell'antico ordine. Li hanno trovato, devo andarmene da qui. Dio tornerà. La verità non verrà mai a galla, ending 6 di 6. Ah,
nel sesto film. Il fatto che la data fosse il 24 luglio, che è il giorno del mio compleanno, e hanno detto che il Gabibu è diventato un demone, mi ha fatto sinceramente paura a me. A parte gli scherzi. Sono io il Gabibbo?